Sara Shaimi e Sony Di Meo sposi, la marocchina Rabat e rumor sulla gravidanza. Sara Shaimi e Sony Di Meo sono ufficialmente marito e moglie. La coppia è convolata a nozze nella giornata di domenica 5 marzo. Come aveva anticipato qualche giorno fa sui social. Una grande festa in perfetto stile marocchino. A Rabat, con abiti caratteristici, scambio di promesse, taglio della torta, balli e tanto altro. C'è anche chi sostiene che l'ex tronista di Uomini e Donne sia in dolce attesa del primo figlio. Motivo per cui avrebbe accelerato il matrimonio, ma per il momento si tratta solo di rumors. Sara Shaimi ha scelto di sposare Sony Di Meo rispettando le proprie origini, vale a dire con una cerimonia marocchina celebrata nella città di Rabat. Alla presenza di parenti e amici. Per l'occasione la sposa ha scelto tre diversi abiti tipici. Come si vede da alcune foto e video condivisi sui social dagli invitati, uno verde e oro. L'altro rosa con pietre preziose e infine l'ultimo bianco in pizzo per il taglio della torta. Anche lo sposo si è cambiato d'abito, passando da uno smoking bianco e nero a un completo tipico marocchino. La giornata si è svolta all'insegna del divertimento e della serenità, tra balli e l'ingresso degli sposi sulla tipica amaria. Una struttura in legno sorretta da uomini. La coppia, nata all'interno di Uomini e Donne nel 2020 e che di recente si è ritrovata dopo il tradimento di lui, si è giurata amore eterno. Secondo quanto riporta Gossip TV, è evidente che Sara Shaimi sia in dolce attesa e per questo avrebbe deciso di sposare in fretta e furia il suo Sony. Pare quindi, secondo alcune indiscrezioni, che i neo sposi accoglieranno presto in famiglia il loro primo bebè la prossima estate. Anche se per il momento non ci sono conferme ufficiali da parte di nessuno dei diretti interessati. La coppia si è conosciuta nel 2020 a Uomini e Donne, ma si è ritrovata solamente di recente, dopo un periodo di rottura per via del tradimento di lui con Aurora Colombo, ex corteggiatrice di Luca Salatino. Lei ha deciso di perdonarlo e di costruire un futuro insieme.